Guardate che c'è l'acqua in Roma, cazzo. Funziona? Ottima sorpresa. Ehi, canon bingiona. Siamo una fede. No, no. Sì, perché non lo voglio sopportare. Io per esempio ho avuto molto da capire su Subbattiretto da quello che mi raccontava mio padre, che lui da giovane seguiva la festa praticamente. E poi naturalmente come ci siamo incontrati con Antonio, con gli altri ragazzi, ognuno ha tirato fuori un po' del suo bagaglio, di quello che si è sentito da varie persone. E siccome essendo un rito che non veniva fatto praticamente tutto in una volta, ma era itinerante, quindi uno sapeva di una parte, uno dell'altra, sempre dal sentito dire della gente che l'ha vissuto, che l'ha visto del paese di una certa età. Una ricerca, importantissima ricerca, era già stata fatta da Lawrence Turkin negli anni Ottanta. Ed è appunto dopo aver letto il libro di Dolores Turchi, che parla nella sezione che parla dei Subbattiretto, che io ho iniziato a fare una mia piccola ricerca. Il motivo è principalmente legato al fatto che intanto è importantissimo dal punto di vista culturale e di tradizione di Lula, e poi mi ha colpito molto la teatralità del rito. Ma per quanto riguarda noi ragazzi, diciamo, la ricerca è partita un po' da come ne parlavamo tra di noi, prendendo in considerazione, per quanto ci riguarda, molto la teoria, ma più che altro la ricerca che è stata fatta. Perché a noi quello che ci ha appassionato è il fatto di avere una maschera in paese e appunto sapere, la voglia di scoprire come erano veramente praticamente le cose. Da lì praticamente anche noi siamo partiti cercando di chiedere quelli che sono gli anziani del paese. La zanchetta va perdere, e c'è il marrazzo. Oh,
Io ho iniziato con delle interviste fatte alle persone che si trovavano ancora vive, le persone che già aveva intervistato Dolores Sturchi. Dopodiché ho proseguito cercando alcuni aspetti che mi interessavano particolarmente, ad esempio volevo sapere se c'era qualcosa di particolare per quanto riguarda la vestizione. A quel punto avevo intervistato per più volte, anche perché in un primo momento non era neanche disponibile ad essere intervistato, il figlio dell'ultima persona che interpretava Zubati Ledu vittima, zio Salvatore Maras, che è morto un anno e mezzo fa circa. Il quale mi ha detto che praticamente purtroppo non abbiamo avuto notizie in questo senso, perché lui diceva che suo padre non ha mai gradito portarlo con sé a fare questa sorta di rito, che probabilmente c'era, ma non lo sappiamo, non lo possiamo sapere ormai. La prima volta che è stato presentato Zubati Ledu a Lula c'era una signora di Bitti, una nostra conoscente, che non sapeva niente di questo rito, né ci siamo incontrati prima, però ci ha raccontato di una storia che lei sapeva chi faceva anticamente questa rappresentazione. Zio Celestino ci ha detto, e lo so perché mia madre faceva la sarta e lui praticamente andava a Bitti ogni anno prima del carnevale a farsi preparare una sorta di vestito di sarfracas, del costume con queste tasche particolari. Thank you.
Non si può lasciare stare così. Serie battileto mi scrive. Come ti cresci in me? Non parlo me. Non parlo ti ne cresci in me. Grrrr!
coso! Aiuto! Cosa? Aspetta! A me non ti catta la sua scuola! E frunni! Fortuna! Let's go.